donne, ne arriva un'altra che ha fatto un'impresa con delle particelle invisibili ai più, quindi ha dovuto metterci grande creatività. Signori, è qui con noi Sabrina Zuccalà, la regina delle nanotecnologie italiane. Vieni. Altra donna che parte dal sud, accomodati, andiamo a vedere anche la tua storia e poi ci spieghi cosa sono queste nanotecnologie. Oltre 2,5 millenni di anni fa, un filosofo greco diceva: la natura ama nascondersi. Come dargli torto? La storia dell'umanità coincide con quella di un continuo e progressivo svelamento dell'infinita complessità del creato. La capacità umana di svolgere a proprio favore l'incessante indagine sulla natura ha reso nel bene e nel male la nostra civiltà quella che è oggi. Il centro rimane dunque l'uomo, la sua curiosità e l'inappagata sete di sapere, di sperimentare e di mettersi in gioco. Sabrina Zuccalà, grazie a un piccolo grande segreto carpito all'intelligenza del tutto, ha realizzato il suo sogno di imprenditrice e cittadina del mondo. La Fogart 360 supera brillantemente sfide uniche, come ad esempio il trattamento per la protezione e conservazione del celeberrimo esercito di terracotta cinese, solo per citarne uno degli esempi più noti. Sono grandi soddisfazioni, perché se è vero che il migliore imprenditore è colui che sa soffrire, questa, la grande lezione appresa dallo sport, è altrettanto vero che anche imparare a gioire di ciò che di buono si è fatto non è solo per se stessi, ma per la collettività, è qualcosa che rende la vita più bella e più degna di essere vissuta. Sabrina Zuccalà. Fammi ringraziare Sergio Gaglianese, che stasera è con noi, che è stato il mio gancio verso la tua storia, perché poi man mano che vado avanti c'è tanta gente che mi vuole bene, vede questo lavoro e mi segnala delle storie. Io vado su e giù da Palermo alla Valle d'Aosta a scovarle nella provincia italiana, perché ho capito che lì ci sono i veri giacimenti, vero? Verissimo. Allora, dimmi l'ultimo progetto a cui stai lavorando con le nanotecnologie, per capire quante cose si possono fare. L'ultimo, sto trattando tutti gli elicotteri di Leonardo, wow. Tutti gli HN90, oppure lavoro con loro, quindi Navar, ma tutte le navi degli incursori, tutto. Ma è una tecnologia ancora, Sabrina, sottovalutata? Ma sottovalutata non direi, direi magari non conosciuta. Quindi direi che si studia, tutto ciò si studia alle università, c'è tanto studio, tanta ricerca, ma poi dopo non si finalizza, non si porta all'unione con veramente l'industria, quindi comunque con chi realmente ne ha bisogno. Quindi cosa succede? Succede che qui in questo caso, ancor più in tante altre soluzioni, è necessario che il CNR si unisca con le aziende, con le università e col governo. Perché sono stata forse una delle, io dico sempre, poche fortunate, no? Perché io non ho iniziato a lavorare solo esclusivamente con i governi, non ho mai lavorato con i privati, non conosco la realtà del privato e quindi non ho mai lavorato con nessuna azienda privata. Ho lavorato sempre col governo, quindi cinese, italiano, insomma. Perché e sono... c'è uno zio ministro? Sì. come non è vero. Perché lo dici come dire, ho sempre lavorato nel settore dei retail. Ma no, perché la cosa strana e particolare è stato che è stato il governo a cercarmi, quindi vuol dire anche, che cioè... è stata un interesse proprio, la considerazione di capire questa donna cosa stava facendo in giro per l'Italia, no? Perché... quando cominciai a mettere mano alle superfici, loro stessi sono rimasti basiti e quindi poi mi hanno catturato, mi hanno portato in presidenza e quindi adesso ci racconti cosa stai facendo. Allora, ascolta, io quando la intervistai lo scorso anno, poi lei mi invitò ad una, mi pare era un'occasione, non so se della Fashion Week, e lì addirittura ho visto che ha trattato, pensate, è stato emozionante già solo vederlo sul palco, l'abito originale di Toscanini. Cosa hai fatto su quell'abito? Anche in quell'occasione mi chiamarono per fare la conservazione di quest'abito di Toscanini, là per là ovviamente da trattare beni culturali, a trattare navi, aerei, tutto quello che chiaramente il Ministero della Difesa mi ha sempre dato. Consideriamo probabilmente la Marina che dà delle cose importanti a una donna, questo è il cambiamento reale del futuro di oggi. E mi trovai questo abito bellissimo che stavano ristrutturando, proprio restaurando completamente,
e mi chiederò di salvalo, salvalo dalla storia. E lì mi sono resa conto che dar futuro alla storia era la frase più importante da utilizzare ai giorni nostri. Quindi questo è molto importante oggi. Chiamo subito la persona che ti premia. Questa sera incrociamo spesso l'arte, questo progetto lo fa, e con noi il maestro Silvio Vigliaturo, che realizza i nostri premi da sempre. Vieni Silvio, lo so che non è che mi guardi così, dice ma ero previsto, ma sì, perché come tutti i grandi artisti Silvio ha grande umiltà, come in molte delle storie che stiamo raccontando stasera, e quindi quest'anno ho voluto riaverti qui con noi per un attimo, anche perché chiaramente vieni, accomodati di là. E chiaramente questa storia certamente è una storia particolare, perché anche tu lavori la materia, e quindi una volta di più voglio chiederti qui cosa c'è dentro quel vetro, no? Che a volte uno può pensare ma in fondo il vetro come le nanotecnologie, invece tu ti sei innamorato da piccolino del vetro. Ecco, la figura femminile invece ho visto nel tuo lavoro torna spesso, ecco perché. Perché l'hai utilizzata nelle tue opere d'arte, nei tuoi lavori, in tutti questi anni? L'ho utilizzata e continuerò a utilizzarla. Credo che se io sono chi sono lo devo a mia mamma. Ma nel vero senso, nel senso che è morto mio papà, mia mamma mi ha preso per mano e che quindi è stata lei a decidere tutte le tappe della mia vita fino a quando ho aperto la mia prima bottega. Wow! E quindi non era spaventata tua mamma a quei tempi? L'abbiamo visto che il figlio volesse fare un lavoro che in qualche modo lo avvicinava all'arte? Beh, assolutamente no. Anche perché c'era il tempo che io dovevo avere un'altra alternativa per guadagnare dei soldi. E che quindi a lei l'avevo rasserenata con questa altra alternativa che era una ditta e che non mi occupavo assolutamente soltanto di arte. E questo, tutto sommato, io la vedevo serena. Ecco, vedete, molte di queste storie nascono dalla volontà, lo diceva il mio amico professor Maffei, che poi Lorenzo è qui stasera, il prossimo anno dedicheremo uno spazio speciale al professor Maffei che ci attendeva, Claudio lo sa, nel suo castello con grande generosità, ci ha lasciato quest'anno ma è con noi, comunque resta il suo pensiero, la sua grande genialità, e quindi il prossimo anno stiamo preparando qualcosa di bello per Maffei, e lo diceva proprio l'anno scorso, questo, che molte delle cose che esistono là fuori sono dovute a uomini che volevano risolvere un problema per gli altri, e quindi nel risolvere quel problema ci hanno regalato tantissimo di loro stessi e ci hanno dato qualcosa che prima non c'era. Tu lo sai che questo progetto è anche un progetto di memoria. Io penso che ognuna di queste storie speciali debba lasciare il segno. Puoi fare qualcosa per conservarci? Al di là di quello che posso fare io, perché penso che siano tutti interessati. Ma sì, in medicina stiamo facendo tanto in medicina. No, dai. E quindi, no, in medicina stiamo facendo veramente tantissimo. E una delle cose belle che stiamo facendo in medicina, oltre al collagene, che veramente per le donne che è importantissimo, ma stiamo studiando come far sì che le protesi non diano il rigetto, quindi questa è un'altra cosa fantastica. Però tornando alla memoria, protesi intendendo i seni. Sì, no, no, protesi proprio, sì, sì. Ma la cosa che invece tu mi hai chiesto prima, qual è l'ultimo progetto, è che ovviamente gli italiani, gelosi di quello che ho fatto in Cina, mi hanno chiesto di trattare, chiaramente di conservare Pompei. Wow. E quindi questo è veramente wow, Sabrina. Che bello ragazzi, guardate che storia. Allora noi siamo con te, non vediamo l'ora di vederti lavorare, quando cominci ci chiami, portiamo le nostre telecamere e raccontiamo qualche altra bella pagina. Adesso in velocità andiamo a vedere la frase che abbiamo scelto per te nel premiarti. La natura, se ben compresa, offre con semplicità soluzioni geniali a difficoltà che sembrano insormontabili. Le nanotecnologie sono questo, un segreto carpito all'infinita sapienza del creato. Ma è il lavoro dell'uomo e la fiducia nei propri mezzi ad averne fatto quello che sono oggi. Una soluzione straordinaria ai problemi più disparati. Sabrina Zuccalà. Se non ti piaccia, Silvio, a te l'onore. Chiaramente
Lei ha questa opportunità questa sera di avere consegnato il premio proprio da chi lo realizza per noi con grande passione, amore e arte in tutti questi anni. A te, foto di rito, Silvio Vigliaturo e Sabrina Zuccarà. Guardate per un attimo in il nostro fotografo. Grazie, grazie, grazie Tommaso e grazie davvero. A presto. Eccellenze italiane. Storia di coraggio, passione e identità dell'Italia che vale.